Anche quest'anno i ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Orbassano hanno collaborato con la loro presenza a queste celebrazioni per la festa della Repubblica Italiana. La nostra Costituzione è in parte una realtà, ma soltanto in parte è una realtà. In parte è ancora un programma, un ideale, una speranza, un impegno, un lavoro da compiere. In questa Costituzione c'è dentro tutta la nostra storia. Tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre glorie. Sono tutti sfociati qui negli articoli. Dietro ogni articolo della Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi che hanno dato la vita per la libertà e la giustizia, potessero essere scritte su questa carta. Nessun uomo è un'isola, completo in se stesso. Ogni uomo è un pezzo del continente, una parte del tutto. Se anche solo una zolla venisse lavata via dal mare, l'Europa ne sarebbe diminuita. Come se le mancasse un promontorio, come se venisse a mancare una dimora di amici tuoi o la tua stessa casa. L'Europa può avere un'identità solo in quanto unita. Può essere qualcosa di unito solo in quanto ha un'identità. Il pronome più bello della lingua italiana è noi. Avremo l'Europa quando avremo un comune sentimento europeo. Non vorrei essere uno schiavo, ma non vorrei neanche essere un padrone. Questo esprime la mia idea di democrazia. Quello dell'identità europea è un problema antico, ma il dialogo tra le letterature, filosofie, opere musicali e teatrali esiste da tempo. E su di esso si fonda una comunità che resiste alla più grande barriera, quella linguistica. La democrazia non è solamente la possibilità ed il diritto di esprimere la propria opinione, ma è anche la garanzia che tale opinione venga presa in considerazione da parte del potere, la possibilità per ciascuno di avere una parte reale nelle decisioni. Gli studenti dello SRAFFA di Orbassano studiano diritto costituzionale nel biennio e nella classe quinta. E come approfondimento di questa materia studiano in particolare la cultura della legalità. Uno splendido lavoro, questi ragazzi con grande maturità hanno portato avanti questa tematica e quindi meritano veramente un riconoscimento a nome mio e di tutta la città. Grazie ragazzi. Consegniamo simbolicamente un attestato alle insegnanti e agli insegnanti che hanno raggiunto l'importante traguardo della pensione. È un gesto simbolico, un grazie di tutta la comunità a queste persone che hanno dedicato tanti anni della loro vita all'educazione e alla crescita delle giovani generazioni. Anna Maria Azzolin, Liliana Scutellà, Tiziana Varengo e Maria Pia Verona, Giuseppe Morsellino. Proseguiamo la nostra serata con un momento dedicato alla famiglia, valore costituente della nostra società. In particolare questa sera vogliamo premiare quelle coppie di orbassanesi che nel 2014 hanno festeggiato i 50 e 55 anni di matrimonio. Liliana Fregnan e Alfredo Mantovan, 50 anni. Maria Fusetto e Degno Mellonari, 50 anni. Santa Loglisci e Vincenzo Catalano, 50 anni. Rosa Battistutta e Giambattista Salomone, 55 anni. Elvira Crosetto e Mario Rossi, 55 anni. Abbiamo avuto degli anni di grande benessere dove la famiglia è passata un po' in secondo piano. In questi anni invece dove c'è momenti un po' più di difficoltà ci si accorge che la famiglia è il primo momento di mutuo soccorso nell'ambito della società e quindi si riscopre quello che è il suo valore importante e voi ne avete dato prova di saperlo mettere in pratica. Complimenti, grazie. Nei mesi scorsi è stato assegnato un importantissimo riconoscimento per particolari meriti al servizio della cittadinanza. Si tratta del cavalierato a firma del nostro Presidente della Repubblica Italiana al luogotenente dei Carabinieri Antonio Vitale.
vorrei il comandante della compagnia dei carabinieri Moncalieri, il capitano Andrea Fabi, con me a consegnare. Grazie capitano. Congratulazioni. Grazie. È un momento che mi fa grande piacere, anche un po' di emozione, Antonio, certo, perché c'è un rapporto di stima, di amicizia, di collaborazione molto stretta. Vorrei ringraziare il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per avermi voluto conferire questa prestigiosa onorificenza in relazione alla mia carriera militare e al mio impegno disinteressato in favore della collettività. Un impegno che svolgo da 38 anni di appartenenza all'Arma dei Carabinieri e che oggi, ancora più che mai, intendo continuare a portare avanti con dedizione e convinzione per dimostrare la mia gratitudine verso le istituzioni. Adesso il mio pensiero va ai miei genitori, purtroppo non più con noi, che sarebbero certamente orgogliosi del loro figlio, i quali mi hanno trasmesso l'onestà, la rettitudine e l'educazione, fondamentali valori per un buon cittadino, regole e qualità umane che hanno permesso di svolgere il mio servizio con lealtà e senso del dovere, in modo tale da riscuotere apprezzamenti dai superiori e consensi da parte della collettività. Vorrei ringraziare mia moglie Elena Sanna, qui presente con i miei figli Chiara e Andrea, per la sua pazienza che quotidianamente deve dimostrare nei miei confronti. Grazie e buon proseguimento. Un altro cittadino orbassanese ha ricevuto il cavalierato. Chiamiamo quindi sul palco Antonio Acquistapace. Lo apprezzavo perché conoscevo anche il servizio che aveva svolto, siamo nella Polizia di Stato per tanti anni, quindi un lavoro molto delicato, svolto con grande capacità e quindi un degno riconoscimento, quindi un cavalierato che questa mattina abbiamo ritirato insieme con il luogotenente Vitale. Le celebrazioni del 2 giugno proseguono ora con l'assegnazione di due nuove benemerenze per la città di Orbassano, che ha voluto riconoscere questi cittadini per il loro impegno al servizio della comunità. Quindi chiamiamo sul palco il signor Romano Carena. Volontario nelle associazioni orbassanesi dal 1990, per due legislature ha ricoperto presso la Società San Giuseppe la carica di consigliere. Nel 1990 si iscrive all'Università della Terza Età di Orbassano e nello stesso anno viene inserito nel direttivo come segretario. Nel corso degli anni diventa direttore dei corsi e dal 1994 ricopre l'incarico di vicepresidente. Nel 1997 viene eletto segretario della Chiesa della Confraternita e dal 2002 presidente e legale rappresentante di questo ente. Dato atto che, sotto la sua responsabilità, viene ristrutturata la Chiesa della Confraternita in tutte le parti esterne e interne, dalle opere pittoriche alla ristrutturazione, riportando la Chiesa al suo antico splendore. Nel 1998 viene pubblicato il suo primo libro, Orbassano, la mia città, scritto in collaborazione con altri soggetti e distribuito gratuitamente in 1000 copie a tutti gli iscritti dell'Unitre. Sono state realizzate nel corso degli anni altre sue pubblicazioni. Ritenuto pertanto doveroso conferire il citato riconoscimento al signor Carena Romano, per i motivi in premessa indicati, di conferire la benemerenza della città di Orbassano al signor Carena Romano in occasione della celebrazione del 2 giugno per la festa della Repubblica Italiana, Orbassano, 30 maggio 2014. Grazie Carena. Una benemerenza a Don Franco Martinacci. Purtroppo non è presente per motivi di salute, ma invito in sua vece sul palco il vice parroco Don Beppe a ritirarla. È attualmente rettore della Real Chiesa di San Lorenzo in Torino. Il sacerdote, da 62 anni, si è sempre dedicato agli altri attraverso l'insegnamento sul nostro territorio, nella città di Orbassano, Giaveno e Piossasco. È fondatore del Soccorso Alpino di Giaveno, dal 1981 è cappellano dell'UNIR, Unione Nazionale Italiani Reduci di Russia. A San Lorenzo si dedica al Ministero Particolare della Memoria e del Ricordo dei Soldati Morti e Dispersi sul fronte russo.
è responsabile del gruppo di volontari Amici della Sindone e segue molti gruppi di preghiera e di volontariato. Dato atto che da più di 20 anni la sezione Anna di Orbassano ed alcuni altri gruppi dell'Associazione Nazionale Alpini lo hanno scelto come assistente spirituale, apprezzando in lui l'alpinità, che ha tra le sue caratteristiche principali i valori fondamentali dell'onestà, la laboriosità e la tempra forte. Dal 1981 all'ottobre del 2003 ha diretto il coro La Montagna di Orbassano e lo ha reso un vero gruppo di amici, coinvolgendo le famiglie come maestro, amico e sacerdote, con il motto «Perché il canto accresca l'amicizia». Il coro La Montagna, sotto la sua direzione, ha tenuto concerti in tutto il Piemonte e nelle regioni limitrofe, è stato in tournée in Polonia, in Austria e in udienza dal Santo Padre. Ritenuto pertanto doveroso conferire il citato riconoscimento a Don Franco Martinacci, decreta, per i motivi in premessa indicati, di conferire la benemerenza della città di Orbassano a Don Franco Martinacci in occasione della celebrazione del 2 giugno per la festa della Repubblica Italiana, Orbassano, 30 maggio 2014. Ciascuno di noi può infatti contribuire attivamente al benessere della società con le proprie azioni. Ogni anno, in occasione del 2 giugno, la città di Orbassano coinvolge due realtà del territorio che si sono particolarmente distinte per l'impegno al servizio della collettività. Ivano Festini Furlan, presidente del CAI di Orbassano. Sin dal 1964, per opera di Paolo Giordano, e qui consentitemi un momento di un po' di commozione, Paolo Giordano era un mio caro amico, mancato in giovane età, 24-25 anni, io ero a Aosta in servizio militare in quel momento e non avevo potuto neanche presenziare alle esequie, quindi una bella perdita. Riparto. Sin dal 1964, per opera di Paolo Giordano, Angelo Marocco e altri appassionati, ha mosso i primi passi un nucleo di volenterosi che ha dato vita successivamente al gruppo escursionismo alpino GEA, evolutosi col tempo sino alla fondazione, il 7 aprile 1987, dell'attuale sezione di Orbassano del Club Alpino Italiano. Il Club Alpino Italiano, di cui fa parte la sezione di Orbassano, che conta oggi circa 400 soci, ha appena compiuto i suoi primi 150 anni ed abbraccia per statuto tutti i temi relativi all'ambiente montano, facendosi promotore in forma partitica, a confessionale e senza scopo di lucro, di iniziative culturali, di ricerca e di divulgazione delle attività che chiunque può porre in pratica in una libera, seppur attenta e consapevole, frequentazione della montagna. Le varie attività della sezione si articolano in corsi ed uscite indirizzati prevalentemente ai soci CAI, il cui contenuto è finalizzato alla trasmissione di conoscenza e tecniche atte a consentire ai partecipanti una frequentazione della montagna in sicurezza e con la dovuta attenzione all'ambiente circostante. È altresì significativa l'attività di divulgazione che vede la sezione organizzare presentazione di libri, un ciclo di serate a tema denominato serate d'autunno, nelle quali incontrare i protagonisti di svariate imprese sportive e non, la rassegna Cinema in Verticale parte dal Valsusa Film Festival. Ritenuto pertanto doveroso conferire il citato riconoscimento all'Associazione Club Alpino Italiano, sezione di Orbassano, come simbolico ringraziamento di tutta la città per l'opera svolta al servizio della collettività. Decreta, per i motivi in premessa indicati, di conferire, in occasione della celebrazione del 2 giugno per la festa della Repubblica Italiana, la pergamena di benemerenza della città di Orbassano all'Associazione CAI di Orbassano. Orbassano, 30 maggio 2014. Grazie. Buonasera a tutti. Io colgo l'occasione per ringraziare la città di Orbassano, la cittadinanza tutta e in particolare noi della sezione volevamo esprimere il nostro ringraziamento consegnando al sindaco una cosa che per noi è un simbolo molto forte, l'aquilotto d'oro che viene conferito per i 25 anni di appartenenza al sodalizio. La sezione in realtà è un po' più di 25 anni che è stata fondata qui a Orbassano, però simbolicamente potrebbe essere questo un segnale di appartenenza alla cittadinanza.
Grazie, grazie. Lo accetto molto volentieri in memoria del mio caro vecchio amico Paolo Giordano. Premesso che l'associazione atletica TO 021, gruppo podistico, ha iniziato il suo cammino il 27 dicembre 2010 dalla fusione dell'Orbassano Runner e del GS Sangano Bruino, nato nel 2006 a opera di Luigi e Marisa Lalla e altri soci fondatori. La sua finalità principale è quella di promuovere l'attività podistica su un territorio più vasto, riunendo il maggior numero di amanti di questa disciplina sportiva. Attualmente questa associazione conta oltre 60 associati, principalmente di Orbassano e Rivalta, è iscritta alla federazione FIDAS e WISP. Tra i palmares della società si annoverano molte partecipazioni a maratone in diversi paesi del mondo, innumerevoli mezze maratone, un campionato italiano assoluto femminile WISP e l'organizzazione ad Orbassano di ben 5 edizioni del trofeo del Sedano Rosso, che ha visto una crescente partecipazione di atleti, addirittura l'ultima volta abbiamo superato il migliaio. Una delle linee portanti con le quali la SD TO 021 persegue i propri obiettivi è quella della vita associativa attraverso il podismo a carattere volontario e democratico per un migliore stato di salute per tutti quelli che lo praticano. Dato atto che l'associazione atletica TO 021 non ha alcun fine di lucro ed opera per finalità sportive, ricreative e culturali per esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. L'associazione si propone di promuovere e sviluppare attività sportive e dilettantistiche, specie nelle discipline legate al podismo, organizzare manifestazioni sportive, promuovere attività didattiche sportive, sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport, realizzare corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi. Ritenuto pertanto doveroso conferire il citato riconoscimento all'associazione TO 021 come simbolico ringraziamento di tutta la città per l'opera svolta al servizio della collettività, decreta, per i motivi in premessa indicati, di conferire in occasione della celebrazione del 2 giugno per la festa della Repubblica Italiana la pergamena di beneverenza della città di Orbassano all'associazione TO 021 Orbassano, 30 maggio 2014. Ringrazio il sindaco e tutta la comunità per quello che ci ha dato, ci dà più forza anche a continuare di più. Ricordo sempre la nostra gara che viene fatta a ottobre in occasione del Sedano Rosso e noi portiamo avanti, sempre avanti, la nostra divisa, come vedete il nostro è blu e rosso come l'Orbassano, e portiamo avanti la nostra associazione. Un grazie speciale ad Anna Zastavni di Imbosa e la figlia Caterina per essersi dedicate in questa e in altre occasioni a collaborare con noi per la traduzione e per accompagnare i nostri amici di EUC nei vari momenti della loro presenza. Chiediamo al vice sindaco di EUC, a Artur Urbanski, di portarci il saluto dei nostri gemellati polacchi a tutta la città di Orbassano. Buonasera a tutti, buonasera amici, buonasera Orbassano. Szanowny panie burmistrzu, szanowni państwo, drodzy mieszkańcy Orbassano. Carissimo signor sindaco, carissimi cittadini della città di Orbassano. W pierwszych słowach chciałbym wyrazić wielkie podziękowania za zaproszenie nas tutaj dzisiaj do Orbassano. Prima di tutto vogliamo ringraziare sinceramente per l'invito di venire qui e festeggiare con voi la vostra festa. To wielka radość i zaszczyt spędzać ten dzisiejszy wieczór we Włoszech. È un piacere, un onore essere con voi questa sera. W kalendarzu każdego narodu są takie dni, kiedy nasze najcieplejsze myśli kierujemy w stronę naszej ojczyzny, w stronę miejsca, w którym mieszkamy. Nel calendario ci sono sempre le giornate in cui ricordiamo i giorni particolari della nostra patria. Dzisiaj taki dzień jest dla wszystkich Włochów. Oggi è un giorno per gli italiani. Pozwólcie, szanowni państwo, że w tym dniu w imieniu prezydenta naszego miasta Tomasza Andrukiewicza, całego samorządu i wszystkich mieszkańców. Permettete che nel nome del nostro sindaco e di tutti i cittadini della nostra città złożę wam najlepsze życzenia, wszystkiego, co w życiu najlepsze i najpiękniejsze. Vi faccio migliori auguri di ogni bene. Życzę, aby
wszystko, o czym marzycie, czego pragniecie i czego w zwykły ludzki sposób potrzebujecie, spełniło wam się. Vi auguro che ogni desiderio che avete nel cuore si realizzi. Życzę szczęścia temu pięknemu miejscu, jakim jest Orbassano. Auguro felicità a quel bellissimo posto che si chiama Orbassano. 4 lata temu rozpoczęła się nasza współpraca. 4 anni fa abbiamo iniziato la nostra collaborazione. Wtedy po raz pierwszy przyjechaliśmy do Orbassano. E allora la prima volta siamo venuti qui a Orbassano. Spotkaliśmy tutaj dobrze zarządzany samorząd. Abbiamo qui incontrato il comune ben organizzato e guidato. Dobrze zorganizowaną administrację. Una bella amministrazione della città. Która podobnie jak nasze miasto swoją pracę traktuje jako służbę na rzecz mieszkańców. Che il suo lavoro guarda come un servizio verso gli altri. Spotkaliśmy burmistrza, od którego możemy się dużo uczyć. Abbiamo incontrato un sindaco da cui possiamo imparare molto. Nie tylko jak sprawnie zarządzać samorządem. Non solo come guidare. Ale również jak dbać o to, aby zawsze w centrum zainteresowania samorządu był człowiek. Ma soprattutto quello che guarda l'uomo, che guarda ecco la persona. Dzisiaj jesteśmy po kilku bardzo owocnych dniach spędzonych nad rozmyślaniem nad tym, jak poukładać naszą dalszą współpracę. Ecco, abbiamo trascorso qualche giorno per guardare, impostare come portare avanti la nostra collaborazione per il futuro. Mamy dużo wspólnych pomysłów. Abbiamo molti progetti in comune. Jak aktywizować naszych mieszkańców, ludzi młodych i starszych. Come coinvolgere in questo i nostri abitanti, sia giovani sia adulti. Jak czerpać z naszych wspólnych doświadczeń. Come ecco, portare avanti le nostre esperienze insieme. Jestem przekonany, że jeszcze zapiszemy niejedną dobrą kartę w historii naszej współpracy. Sono convinto che ancora scriveremo più di una pagina di una bella collaborazione per il futuro. Kończąc już, chciałbym raz jeszcze pozdrowić Państwa i życzyć samych słonecznych dni dla Orbassano. Concludendo, voglio ancora una volta salutare tutti e augurare bellissime giornate di sole per tutti gli orbassanesi. Viva Italia, viva Orbassano! Ah. Un saluto particolare ai nostri ospiti. Abbiamo con noi, l'abbiamo già sentito annunciare dal nostro cerimoniere, la città, una bella delegazione della città di Euk, guidata dal vicepresidente Artur Urbanski, che avete appena sentito nel suo intervento, composta da amministratori, dall'orchestra dei Vigili del Fuoco, che suonano insieme alla nostra banda musicale, da un gruppo folcloristico, Fiori della Mazzuria, che dopo avremo occasione di sentire, e dal caro Don Tadeus, che ha fatto anche da interprete e che ha concelebrato domenica mattina la messa insieme a Don Beppe. Ormai è una tradizione che noi facciamo ogni volta che c'è un incontro. Oggi è il 68esimo anniversario della nascita della Repubblica, una Repubblica giovane, in uno Stato ricco di storia dei comuni, ma giovane di storia nazionale, solo 153 anni di unità. Una nazione basata su solidi principi e valori che si appoggiano sulla nostra Costituzione forgiata nelle traversie. Una nazione unificata nel Risorgimento, che prende coscienza di popolo con la Prima Guerra Mondiale. Si fortifica nei valori al termine del Secondo Conflitto con la Liberazione e ispira con i concetti della Resistenza la Costituzione, ultimo atto importante e conclusivo di un ciclo travagliato che ha formato la nostra patria. Quest'anno, oltre che con i giovani studenti del CCR, i ragazzi delle scuole superiori, Israfe Amaldi, agli insegnanti che vanno in pensione, alle coppie orbassanesi, agli amici del CAI e della TO 021, a Romano Carena, a Don Franco Martinacci, all'amico cavaliere Antonio Acquistapace e al nostro onnipresente comandante cavaliere Antonio Vitale, la festa del 2 giugno con la presenza dei nostri amici della città di Euk, con cui siamo gemellati, assume un valore aggiunto. Alla nostra festa si aggiunge la consapevolezza di essere in Europa, di incominciare a sentirsi europei. Questo senza nulla dimenticare o accantonare e mettere da parte le nostre origini, la nostra cultura, le nostre tradizioni. Facevo un esempio sabato mattina in occasione di un convegno che abbiamo fatto in sala di rappresentanza con i nostri amici di EUC. Insieme vi erano anche diversi rappresentanti delle nostre associazioni, alcune delle quali hanno già intrapreso e provato di persona questi scambi culturali, perché hanno partecipato già alcune volte a queste riunioni che abbiamo fatto anche là da loro. Dicevo loro, le nostre due città viaggiano su due strade diverse, poiché abbiamo storie diverse,
culture diverse, tradizioni diverse, ma un unico obiettivo: crescere, crescere insieme, crescere in Europa, far crescere l'Europa, ma soprattutto farla crescere in noi. Quindi, se abbiamo un unico obiettivo, vuol dire che viaggiamo su strade parallele. E il nostro compito è collegare queste due strade con delle bretelle che le uniscano, che le avvicinino sempre più. A questo serve tutto il grande lavoro che stiamo facendo. Lentamente, ci vorrà del tempo, ma queste strade un domani saranno talmente vicine che per i nostri giovani sarà normale spostarsi da una all'altra. Il lavoro intrapreso in questi 4 anni si è lentamente evoluto, ha superato i confini dei semplici scambi culturali delle associazioni che si spostano da una città all'altra. È diventato un confronto sui problemi comuni, sul come li affrontiamo, ognuno nella propria realtà, prendendo spunto dalle idee reciproche, copiando, se necessario, le esperienze positive intraprese nei vari settori. Questo in tutti i campi, dall'urbanistica ai progetti dei lavori pubblici, alla gestione dell'ambiente, alla gestione dei rifiuti con la differenziata, sino ad arrivare ai nuovi progetti che abbiamo condiviso in questi giorni, di un Parlamento europeo dei giovani, visto come esperienza per i ragazzi delle scuole superiori. Un po' come noi facciamo con il Consiglio Comunale dei Ragazzi, ma in una dimensione di 12 Stati europei. Oltre agli scambi fra le scuole, con il progetto Erasmus, insomma, una vera e propria simbiosi mutualistica fra le nostre due città. A te, caro Artur Rubansky, chiedo di portare il saluto ufficiale della nostra città e anche il mio personale al vostro presidente Tomas Andruchevich, annunciandogli che in autunno avremo occasione di incontrarci ad EUC. L'Europa attraversa un momento economico difficile. L'errore da non fare è confondere i problemi organizzativi strutturali che sono emersi e che andranno necessariamente risolti con quello che è lo spirito che l'ha originata. I valori della nostra Repubblica, così come quelli dell'Europa, non sono messi in dubbio e noi li ribadiamo con fermezza. Il lavoro, lo studio, la solidarietà, il mutuo soccorso, il volontariato sono tutti radicati in noi come nei nostri amici di EUC e in tante altre città d'Europa. Voglio ricordare alcuni significativi passaggi dell'intervento del nostro presidente Giorgio Napolitano in occasione della deposizione della corona all'altare della patria in Piazza Venezia a Roma, dove ha rivolto stamane un deferente pensiero a tutti i militari italiani che hanno sacrificato la vita al servizio del paese per il loro costante impegno nel difendere la Repubblica e la pace. Ha detto: gli Stati europei, che un secolo fa si combattevano con feroce accanimento, oggi sono uniti sotto la stessa bandiera. Nel nome di comuni valori di libertà, giustizia ed eguaglianza, perseguono insieme la prosperità lungo un irrinunciabile percorso di integrazione economica, politica e istituzionale. Ma per l'Europa la pace non è un bene definitivamente acquisito, ha puntualizzato il Capo dello Stato. Lo dimostrano l'acuirsi di gravi focolai di tensione a ridosso dei confini dell'Unione. È il necessario, costante impegno della comunità internazionale nella gestione della crisi e nel contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata. Le forze armate meritano il profondo apprezzamento del Paese per la professionalità e la dedizione al servizio e il valore dimostrato in tutti i teatri operativi, anche nelle situazioni più difficili, ha aggiunto il Capo dello Stato. Grazie a tutti voi per aver collaborato con la vostra presenza alla riuscita di questa serata. Viva Orbassano! Viva EUC, viva la Repubblica Italiana!